Ciao ragazzi! E bentornati al Gormiti Show! Johnny, ma ti rendi conto che siamo arrivati all'11° episodio? Wow, davvero fantastico, ma Giada, ecco, dimmi un po'. Cos'hai qui? Solo tante novità. Giada, è normale, al Gormiti Show ci sono solo sorprese. Ma sbaglio. O questa è l'anteprima? Hai visto proprio bene. È l'anteprima della seconda uscita del Panini Magazine. Fa vedere. Wow, intanto dalla copertina capiamo che c'è in regalo Typhoon Gold. Quindi mi raccomando, che in bello. Un'edizione limitata. Poi apriamo. Ci sono i fumetti. Ricordiamo che sono storie inedite, quindi mai viste prima. Poi ci sono un sacco di giochi gormitici, molto divertenti. E poi ci sono anche le schede di Art e Craft, che faremo insieme dal prossimo episodio. Quindi amici, correte anche voi in edicola entro la fine di maggio, così potete acquistare questo bellissimo magazine. E se vi è piaciuto il volume numero 1, scrivetelo qui sotto nei commenti. E mi raccomando, non perdetevi le prossime puntate, perché faremo tutti i lavoretti che ci propone il Panini Magazine. Giusto, come per esempio nel volume numero 1, ti ricordi? Ci suggeriva come creare il bracciale degli elementi con del semplice materiale che abbiamo in casa. Ma queste, ragazzi, sono solo alcune chicche. Perché? Adesso vi faccio vedere. C'è ancora uno spazio tutto per noi. Ma lo sai che ho scoperto che ci saremo molto spesso nel Panini Magazine? E io sono davvero molto molto contento. Anche io voglio prenderli tutti. Anche io. Ma Giada, lo sai che io il volume numero 1 l'ho comprato e qui su YouTube ho fatto una gormitica recensione. Mi raccomando amici, andate a guardarla perché è molto interessante. L'ho vista e devo dire che te la sei cavata piuttosto bene. Lo so. Ma adesso guarda cosa ti faccio vedere. No! Ti faccio vedere come ho continuato la mia collezione con le card. Ma guarda quante ne hai! Ma... sono le card nuove, eh! Ma sono tantissime, ma sei troppo ma avanti! Soprattutto ne ho un sacco glitterate. Io so che a Giada piacciono tanto. Sì, ma Mimo! No, mi manca questa! Lo so, Giada. Anche questa, ma io non ce la farò mai ad averne così tante. Giada, non ti devi disperare. È facile collezionarle, lo sai. Sì, hai ragione, in edicola potete collezionare le vostre card, scambiarle con i vostri amici e giocarci. Ma quante ne avete collezionate voi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Mm-mm. Così scopriamo se avete superato Johnny. Giada, non dire queste cose ai nostri amici, è impossibile, lo sai, è impossibile. Ucci, sento odor di Wave 3. Johnny, ma non fa rima. Comunque... ah, giusto, aspetta che la rifaccio, allora proviamo con... Ucci, sento odor di biscottucci. Johnny, ma è impossibile che pensi sempre a mangiare quando ci sono biscotti. Comunque, con la prima rima hai indovinato, anche se non era tanto giusta. Questa è la Wave 3. Esatto, e ci sono 7 personaggi inediti di un Lord Voidus, ragazzi, tutto argentato. Che potete trovarlo solo in edicola. Solamente in edicola, esatto. E poi ci sono i Lord che sono pensati per illuminare la notte. Ecco perché sono sotto la lampadina. Esatto. Ma Johnny, lo sai che tra meno di un mese finirà la scuola? Sì, e cosa c'entra? Già dalla scuola inizia, la scuola finisce, è normale. Lo so, ma non intendevo dire questo. Intendevo dire che i nostri amici possono portare i loro gormiti in vacanza e tenerli sotto al sole e durante la notte sul loro comodino. Così li possono vedere anche al buio. Che bello che anche i gormiti si possano abbronzare al mare. Cosa ne pensi ora di presentare i 7 personaggi ai nostri amici? Penso che sia una bellissima idea. Cryptus, il maestro della paura. Cryptus non ha solo fortissimi poteri oscuri, ma anche un controllo totale dei soldati d'ombra. Saburo, silenzioso e misterioso. Prima di attaccare studia con attenzione l'avversario. Quando attacca, svela la sua natura fiammeggiante. Vrago, il drago del vento. Ha un aspetto davvero minaccioso. Come Aeron, adora volare da una parte all'altra. Thorak, uno dei gormiti più potenti. La sua armatura ricorda un toro e Thorak ha preso tutte le caratteristiche di questo animale. Ikalos incarna gli aspetti più letali del ghiaccio. Spesso in battaglia improvvisa e travolge il nemico come una valanga. Kryos è l'orso del ghiaccio, l'hyperbeast di Ikor. Come tutte le hyperbeast, riflette il carattere del suo guardiano, altezzoso e orgoglioso. Hurricane, sfreccio velocissimo e inarrestabile sul campo di battaglia, colpendo i nemici con attacchi vorticanti fino al colpo di grazia, un potente uragano. Giada, guarda un po' cosa abbiamo qui. Sono i DVD della prima stagione dei Gormiti. Amici, correte anche voi in edicola così potete comprare il primissimo DVD dei Gormiti. E preparatevi a collezionarli tutti e 4 così potrete vederli sempre. Giada, ma se spacchi un CD a metà, lo DVD...
Che fai? Giada, ma non lo vedi? Sto riordinando. Le coccinelle. Sì, le coccinelle. Sprono le mie amiche coccinelle a mandarmi tutta la fortuna necessaria. Ma ancora con questa storia? Giada, è per la sfida. Lo sai che, oltre a tutta la mia bravura, ovviamente, ci vuole anche tanta fortuna. Sai che le coccinelle portano fortuna, no? Scusa, e fai una freccia verso di te per portarti fortuna? No, verso chi la devo fare? Verso di te la freccia, è ovvio che la faccio verso di me. Ma forse sai, hai ragione, Giada. Ci vuole qualcosa in più. Ta-da! Johnny, ma come ti sei conciato? Sono Johnny la coccinella e sono qui per combattere il crimine e salvare le donzelle dal... Dal pericolo! Pericolo! Dal pericolo! Pericolo! Pericolo. E comunque, Johnny, qui non c'è nessun pericolo. Ah. Nessuno. Shh. Hai sentito anche tu? Che cosa? Deve essere Lord Voidus che è nei paraggi. E si sta mangiando anche tutti i miei biscotti. Tranquilla, non se li mangerà tutti. Gianni, allora qui non c'è Lord Voidus, non ci sono i biscotti e non c'è nessun pericolo. Poi, vestito così, non fai paura neanche di una mosca. Quindi direi una cosa, iniziamo a giocare che forse è meglio, no? Vabbè, però tanto mi porterò tanta fortuna. Vedremo, vai. Io prendo questa. Va bene, io questa. Chi vincerà, Gianni la coccinella o Giada la mosca? Non sono una mosca. Vedremo tra poco. Antipatico. Allora. Allora, io ho trovato Piron. Io ho trovato Lord Voidus, tremate. Vediamo un po'. Sotto il piede ti dico già che è il numero 8. Io ho il numero 5. Nella card. Sento odore di vittoria. Ho il numero 6. Sì! Numero 9. Allora, Giada. Allora, vestito da coccinella, vestito da indiano, vestito da uomo di latta. Non è giusto! Vinco sempre! Non è giusto, la prossima volta mi vesto anch'io, scusa. Sono fortissima, la prossima volta ti vesti da mosca. No, non mi piace una mosca, non porta fortuna una mosca. Sai cosa faccio? Adesso vado a mettere i codici nel computer, nel sito dei Gormiti, così poi giochiamo sull'app. Sì, perché questa parte della puntata è finita. Però prima direi che forse è meglio che vai a cambiarti. Forse mi sa che hai ragione. Qua, aspetta. Giù, brava. Non è qui.